colpo di attualità, miscelate con un pizzico di comunità. Buonasera. E cultura. Mantecate il tutto con un po' di buona musica. E il viaggio per Atlantide è pronto a partire. Atlantide, ideato e realizzato da Maria Letizia Lanoce su Radio Blue Point. Pensato, realizzato, insomma, abbiamo studiato tanto il pelo in sesso di Radio Blue Point prima di metterlo in onda e poi abbiamo sfornato così tutti i programmi che voi ascoltate ogni giorno. Buonasera a tutti, ben trovati dalle Letti, grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono anche in diretta Facebook. Cliccate sulla pagina ufficiale di Radio Blue Point e ci vedete, vedete me e vedete il dottor Remo Fontana. Buonasera. Buonasera Maria Letizia, buonasera, posso salutarvi direttamente con le mani questa sera? Sì, sì, puoi fare tutti i saluti che vuoi. Allora, io devo ringraziare tutti voi perché mi dice Maria Letizia che l'audience è stato molto alto, poi ci darà i numeri lei, magari ce li giochiamo, magari ci portano bene. Ma riferite all'ultima trasmissione, all'ultima puntata in cui ho partecipato. Io vi avevo rimandato per la trasmissione di oggi promettendovi di parlare di un serial killer americano. Ma diciamo che c'è una cosa che mi preme di più in questi giorni, che ha destato la mia attenzione perché ne sto sentendo parlare. Ho cercato di documentarmi e ho detto, per una puntata archiviamo il serial killer americano, visto che comunque è un serial killer contemporaneo, ma comunque ormai purtroppo ha fatto le sue azioni e dovrebbe stare ancora dietro i ferri, mentre qui c'è un problema serio che riguarda i giovanissimi, i ragazzi, e quindi ho ritenuto, d'accordo con Maria Letizia, e parlare di questo argomento. Sì, è un argomento che sta su tutte le cronache dei giornali, dei TG, delle radio, è una cosa che ci preoccupa molto molto molto, soprattutto chi come me ha contatto con ragazzi e bambini, certo. Ci chiediamo insomma che cos'è che scatti nella mente di questi ragazzi, è davvero così potente il web per influenzare fino a delle conseguenze estreme. Ma diciamo che allora intanto stiamo parlando di Blue Whale, Meredizia mi corregga sempre. Blue Whale, la balena blu. La mia pessima pronuncia, esatto. Comunque tradotto in italiano, è balena blu, è un game, quindi un game, un gioco virtuale che sembra aver coinvolto, partito dalla Russia, in un social chiamato abbreviato VK, che sarebbe in Russia molto molto in voga, e quindi uno dei principali social, dove praticamente questo gioco porta a coinvolgere dei giovanissimi, ha portato a coinvolgere dei giovanissimi ragazzi ad effettuare azioni particolari che via via man mano diventano sempre più estreme. Allora, diciamo che questo gioco dura 50 giorni e purtroppo il 50° giorno è il giorno cruciale, cioè quello in cui il ragazzo che è stato, per dire, proprio accalappiato, preso nella rete, al quale poi vedremo è stato fatto letteralmente un lavaggio del cervello, viene praticamente invitato, convinto a salire sul palazzo più alto che sta nella sua città e a gettarsi di sotto. Allora, mamma mia, una cosa agghiacciante. È agghiacciante. Io dico la verità, ho preso degli appunti,
Non ho letto direttamente né ho sentito parlare dell'eventuale utilizzo di sostanze stupefacenti, ma io venendo poi qui per strada mentre mi approcciavo qui alla trasmissione, ho pensato, a parte l'emulazione, perché tra l'altro oggi devo aprire un'altra parentesi, ho letto un'altra cosa che mi ha, per così dire, sconcertato e, se vogliamo, ha delle analogie, ma ritorno a quello che stavo dicendo, se poi in questo gioco, per ipotesi, ripeto, non ne ho avuto notizia, potrebbero essere indotti questi ragazzi in qualche modo ad utilizzare, abusare di alcune sostanze particolari che magari inducono, proprio esistono, a fare questi gesti estremi tranquillamente senza rendersi conto di quello che sta accadendo. E l'altra parentesi che volevo aprire è quella del, appunto, che leggevo sul quotidiano telematico stamattina, dove alcuni giovani, sembra sia diventato usuale nella capitale per alcuni giovani amoreggiare, per così dire, e sono stati anche fotografati in diverse occasioni e più giovani amoreggiare sui cornicioni esterni delle, sono grossi cornicioni, delle colonne di sostegno di alcuni ponti sul Tevere a Roma. Io ho visto queste foto, sembrano allucinanti, questi ragazzi amoreggiano e camminano tranquillamente sui cigli di questi cornicioni, che sono grossissimi, ma sotto, insomma, i ponti sono molto alti sul Tevere, e anche qui c'è una sorta di estremizzazione, io non riesco a capire. Però sembra che stia andando in voga anche questa abitudine, quindi chiudo è sempre dovuta a questo gioco, è un'altra follia, almeno credo, ma peraltro io questo gioco lo voglio ricondurre un attimino anche ad un'altra sorta di sfida, per così dire, perché io non dico che è un gioco, ma è una sfida che interessò la rete già qualche anno fa, qualche anno addietro, chiamata Neck Nomination, dove praticamente si effettuavano delle sfide fra ragazzi, sempre sui social, in pratica a chi beveva fino allo sballo. E stiamo parlando sempre di ragazzini in età, addirittura ci sono state delle vittime in America, in Inghilterra, che se non erano in età poco più dei 14 anni, se non addirittura qualcuno sotto i 14 anni. Quindi in Italia il minorenne sotto i 14 anni addirittura non è considerato neanche capace di intendere e di volere, mentre fra i 14 e i 18 abbiamo la parziale capacità di intendere e di volere. E quindi questa sorta di gioco perverso, diabolico, che sta andando in voga adesso, secondo me ha una sorta di analogia, questa sfida che veniva fatta con la Neck Nomination, dove questi ragazzini, in pratica alcuni sono stati colti dal coma etilico e ci hanno lasciato le penne, in sostanza. Remo, che tu sappia, da dove arriva questo videogioco? Ma questo videogioco sembra sia nato in Russia. In Russia. Sembra sia nato in Russia. Il problema e la preoccupazione è che comunque noi sappiamo come viaggia la rete praticamente viaggia in tempo reale, i ragazzi giovanissimi molto spesso ne sanno più di noi adulti, e quindi la situazione è arrivata subito in Europa, d'altronde l'Europa è attaccata alla Russia, e sta velocemente preoccupando l'intero pianeta, perché in sostanza ormai la questione si sta divulgando. Allora, ormai nel mondo globalizzato, i confini sono solamente una riga sulla carta geografica, esatto, ma a livello telematico, a livello, diciamo, di computer, di internet, siamo tutti collegati, siamo sempre in tempo reale, la famosa rete che per carità serve a me anche nel caso di questa ricerca, per trovare, per avere notizie, eccetera,
quindi ha tante cose buone, perché io credo che oggi chi non vuole non sa, e quindi sicuramente sapendo ben cercare, sapendo ben capire, perché in rete troviamo di tutto, troviamo tante notizie, ma a volte bisogna anche saper scindere le notizie, perché esistono tanti falsi e a volte bisogna verificare anche le fonti dalle quali vengono. Però la rete è sicuramente un veicolo di istruzione, eccetera, però al contempo la rete in questo caso è un veicolo di trasmissione, di una quindi di comunicazione e trasmissione in modo, io direi, esponenziale, geometrico esponenziale, veramente pauroso. La rete viene utilizzata, l'abbiamo detto, credo l'ho detto in altre occasioni, ne riparleremo, per tante frodi informatiche, per esempio, ho detto sempre, e qui è un'altra parentesi, però gli argomenti sono talmente interessanti che io dico sempre, ho sempre consigliato, attenzione, quando noi stiamo su Facebook e mettiamo pubblicamente adesso parto, vado in vacanza, vado alle Maldive, sto fuori 15 giorni, oppure oggi io sto a Roma l'intera giornata, beh, ricordiamoci che fra gli amici ci possono essere altre persone che vedono, osservano, e quindi dice, ma oggi sta fuori una giornata, tranquillo, allora casa è libera, e quindi il ladro sa che può operare relativamente tranquillo, perché il padrone di casa starà fuori almeno quella giornata, per non dire una settimana, 10 giorni o 15 giorni. Condivido, Ramo, condivido, e giustamente bisogna stare attenti a quello che si pubblica, perché dipende dalle caratteristiche del nostro account, dai paletti che noi mettiamo sul nostro account a livello di privacy. Sicuramente, no? Bene, ci riposiamo un attimo, riacciuffiamo le idee e poi torniamo qui con il dottor Remo Fontana. Maria Letizia sta, come si dice, giostrando, sta facendo le condivisioni in modo da raggiungere il maggior numero di persone. Canta il telefono. Beh, l'hai messo sotto pressione. Ho stressato il telefono. Allora, andiamo in questo fondo. Che comodissimo. O bene o niente. Una volta che radio,
sometimes you like the desert's mystery. Everything but the girl. Questa era Missing e vi ricordo che siete su. Noi siamo sempre aperti. Sempre. Con qualsiasi condizione atmosferica. Informazioni dal territorio e da tutto il mondo. Attualità. Ospiti in studio. E poi tanta, tanta di quella musica da non farvi pentire di aver scelto ancora una volta Radio Blue Point. Bene, con Remo Fontana il nostro consueto appuntamento del giovedì con un argomento molto molto attuale e molto preoccupante, soprattutto per le famiglie che hanno ragazzi in casa, anche adolescenti molto giovani, vero Remo? Certamente sì, e io ho voluto proprio diciamo anticipare questa trasmissione proprio sempre nell'ottica dell'utilità, di poter essere utile, sensibilizzare, e questo l'avrei dovuto dire alla conclusione, magari lo ribadirò. E mi permetto di consigliare di osservare molto da vicino per i genitori, quindi i loro ragazzi, i loro giovanissimi. Ma sì Remo, perché scusami se ti interrompo, mi metto anche io nei panni di un genitore di un figlio di 14-16 anni. Questi ragazzi stanno al computer, stanno ai videogiochi, ma noi sinceramente non ne capiamo niente. È molto difficile a volte poterli controllare, proprio perché per noi è un mondo completamente sconosciuto. Vabbè. C'è un po' un analfabetismo. Un pochino trafighiamo. Generazionale. Un pochino trafighiamo tutti, quindi qualche cosa. Sì, Remo, ma sui social, sui siti, ma non sui videogame. Ah, questo sicuramente sì. Io è quella la differenza. Non ho mai giocato né online, eccetera. Però diciamo che secondo me quello che poi è da controllare e da verificare è il comportamento del ragazzo, la psicologia del ragazzo, nel senso che se notiamo qualcosa di strano è chiaro che probabilmente qualche problema potrebbe esserci. Ecco, molto importante questo, notare quello che il ragazzo fa. Io vorrei poi ritornare un attimino, continuiamo sull'argomento. Continuiamo, certo. E intanto io avevo iniziato una serie specifica proprio sui serial killer, criminali seriali. Allora io vorrei fare un appunto anche in riferimento a questo personaggio, perché poi la polizia russa, le autorità russe abbiano individuato almeno una persona che sia responsabile di tutto questo, ed è un giovanissimo di 21 anni, un certo Philip. Adesso io poi ho preso un appunto qui, vabbè, lo vedremo, poi vi dirò il nome per bene, eccetera eccetera. Allora io ritengo che questo personaggio qui appartenga più che mai alla categoria dei criminali seriali, anche se non agisce direttamente, voglio dire fisicamente, nel senso che non agisce per dire col coltello, con l'ascia, la scure, come abbiamo visto in altre occasioni, o la pistola, eccetera eccetera, ma agisce per via della rete, ma comunque lui lo fa, e attenzione, quindi un criminale sicuramente del genere organizzato, perché lui premedita, peraltro sembra sia, almeno dalle notizie che ho, uno studioso, un universitario di psicologia, quindi conosce, studia la psicologia delle menti, e poi vedremo di seguito, è una trasmissione che occorre un certo spazio, vedremo poi di seguito le dichiarazioni che io ho trovato in rete, che ha fatto lui, come considerava questi ragazzi, scarto della società in pratica, poi ve le dirò proprio virgolettate come l'ha dichiarato lui alle autorità. Allora, quindi è una persona che ha un certo livello culturale, conosce la psicologia, ha premeditato, ha organizzato, ha studiato bene la rete, ha studiato il gioco,
e i modi come lui poteva letteralmente accalappiare queste persone per poi volontariamente indurle al suicidio. Allora, poi nei criminali seriali noi abbiamo le motivazioni. In questo caso noi abbiamo detto in altre occasioni, per esempio Irina, quella russa della puntata precedente, io ho detto per motivi economici, perché servivano i soldi per procurarsi l'alcol e poi mantenere la famiglia, eccetera eccetera. Qui abbiamo ragioni cosiddette missionarie. Allora, il genere dei missionari sono dei serial killer che praticamente focalizzano la loro attenzione, sono motivati dall'eliminazione letteralmente di alcune categorie di persone, che siano gruppi religiosi, che siano gruppi politici. E io avevo fatto un esempio quando, mi sembra nella trasmissione passata, Maria Letizia mi ha detto: ma Hitler, allora, esatto, io riprendo esattamente l'esempio di Hitler, ma anche di Stalin, che io, se ricordo bene, uccise qualcosa anche lui, come 11 milioni di gulaghi, che erano i contadini russi, diciamo un po' benestanti, ma insomma ha fatto letteralmente un'epurazione, mentre Hitler la faceva contro gli ebrei, i neri e altre categorie e altre persone che appartenevano ad alcuni generi, no? Se vogliamo, no? E qui è esattamente la stessa cosa, perché se io vado alle dichiarazioni, vediamo un po', ecco, io ne dico una, poi ne dirò tante di seguito. Allora, lui letteralmente dice che voleva ripulire dalla società, da quelli che lui considerava letteralmente gli scarti biologici. Ecco. Allora, qui questa parola, due parole, la dicono tutta, tutta. Poi vedremo nel dettaglio, esattamente andando avanti nella trasmissione, quello che hanno detto le vittime, come sono state indotte e la convinzione che all'ultimo hanno avuto. Perché, allora, vediamo un po', dunque, questo vediamo, l'arrivo all'ultimo è prevista e va bene. Allora, noi abbiamo avuto in pratica, ecco, il Siberian Times riporta che le autorità russe, il Blue Well, in 6 mesi avrebbe portato al suicidio 130 adolescenti. 2 recenti casi risalirebbero a febbraio scorso. Si tratta di 2 giovanissimi adolescenti, rispettivamente di 15 e 16 anni, tale Giulia Costantinova e Veronica Volkova. Perdonate sempre la pronuncia, perché il russo più che mai non lo conosco. Beh, su questo ti perdoniamo. Allora, le due ragazze sono state trovate morte ai piedi di uno stabile di 14 piani, dopo che avevano raggiunto il tetto di questo altissimo edificio e si sono gettate di sotto. Allora, dichiarazioni sconcertanti, generiche, fatte da alcuni che poi si sono suicidati, dicevano: questo mondo non è per noi, oppure siamo figli di una generazione morta. In riferimento invece alle due ragazze, allora, la Giulia ha scritto sul suo profilo, prima di uccidersi, end, fine. La sua amica Veronica invece, dopo una serie di pensieri strazianti, ha twittato, quindi, il senso è perduto, fine. E dopo c'è stato sono questo... delle parole agghiaccianti. Allora, la commissione d'inchiesta russa sta cercando di tracciare una rete attraverso i contatti degli altri ragazzi, quindi cercare di risalire ai ragazzi coinvolti. In sostanza, ad oggi le indagini hanno ricondotto, ecco qui c'ho il nome esatto, Budekin Filip, un ragazzo di 21 anni che è stato arrestato con l'accusa di essere proprio l'ideatore di questa macchina del suicidio. Allora, questo giovanissimo, se vogliamo, no? Reo confesso, studente, come ho detto, in psicologia, inventore del Blue Well,
avrebbe dichiarato, e questa, e partiamo con alcune, dico alcune delle sue dichiarazioni: non sono pentito di ciò che ho fatto, anzi, un giorno capirete tutti e mi ringrazierete. Ci sono le persone e c'è la feccia, cioè le persone che non portano alcun valore alla società e che fanno solo male. Ho ripulito la società da questo genere di gente. Allora, lui ha smentito di aver ucciso 130 vittime, ma ha confermato di aver spinto personalmente al suicidio 17 bella e buona istigazione al suicidio. Attualmente risulta detenuto nel carcere di San Pietroburgo e sembra che è rimasto assolutamente indifferente, nessun pentimento e assolutamente nessun accenno di ravvedimento. Davvero sconcertante sia il meccanismo mentale che è scattato in questo ragazzo per pensare un videogame di questo genere, e anche ci dà molto da riflettere la fragilità psicologica, emotiva dei ragazzi che sono caduti in questo tranello. Ci sono molte riflessioni da fare, però Remo, sì, ti fermo un attimo, abbiamo i nostri consigli per gli acquisti. La pubblicità, perfetto, è la vita della radio. Alla precedenza. Alla precedenza, quindi ci lasciamo per qualche istante, ma poi ritorniamo qui a parlare, sempre su Radio Blue Point. Allarme rosso, computer, TV, telefoni, smartphone, tablet, stop totale. GM Shop risolve rapidamente ogni malfunzionamento. Rivenditore autorizzato Fastweb e LinkedIn. Soluzioni business per partite IVA. Attualmente 176 visualizzazioni. Telefono 0766 solo 10 minuti. 282. No, GM poi Shop. Il mio piacere è che possa arrivare il più possibile al segno per far riflettere, magari anche chi un argomento del genere sai con gli occhi aperti gli sfugge, insomma. Comunque sia, l'estate chiama e lo stabilimento Le Dune risponde. Spiaggia libera attrezzata, bar, ristorante per gustare primi, pesci e fritture direttamente sul vostro lettino in riva al mare. Ampia sala per feste e compleanni. Stabilimento balneare Le Dune, Sant'Agostino. Telefono 338-2234-288. Lettini ombrelloni a 3,50 euro al giorno. Le Dune a Sant'Agostino, dove l'estate inizia prima, ma finisce dopo. Ci trovate sulla pagina Facebook Le Dune. Civitavecchia, Tarquinia, Adolfa, Lumiere, Santa Marinella. No, non recitiamo la tramite, ma solo i posti dove riusciamo a dare qualcosa in più. Un servizio eccellente nella compra e vendita di immobili residenziali e commerciali. Tecnoedil, consulenze urbanistiche, valutazioni immobiliari gratuite, disvelo pratico e formalità. Tecnoedil, il servizio eccellente. Via Giacomo Matteotti 60, Civitavecchia. Mail immobiliare tecnoedil srls @gmail.com. Telefono 0766 503640 o 338 7308 041. Anche festivo. Radio Blue Point con voi tutti i giorni, 24 ore su 24, anche di notte vi svegliate alle 2, alle 3 di notte, accendete la radio e c'è la musica di Radio Blue Point. Oltre che se vi andate a fare una passeggiata a Tarquinia, a Montalto, a Pescia Romana, o ad Allumiere, o a Canino, o a Tuscania, accendete Radio Blue Point e ve la portate dietro senza mai perdere il segnale. Quindi un grande mass media del litorale, lo vogliamo chiamare così. Allora, Remo Fontana, parliamo di Blue Whale, questo videogioco davvero davvero tremendo. Sconcertante e diabolico. Diabolico è la parola esatta. Sì. Io qui devo peraltro ringraziare mia figlia Silvia, perché proprio l'altra sera, che è stata una studente,
niente di Maria Letizia. Non dire così perché... Ho confuso con l'altra figlia. No, era Silvia Fontana. Era Silvia. Me la ricordo benissimo. Una carissima bimba all'epoca, ma non svelare queste cose, perché poi gli ascoltatori si fanno un po' i conti con gli anni. Ma questo è successo l'altro anno, no? Pochissimi anni fa. Per cui... Allora, e ne parlavamo a tavola e quindi io ho stravolto un po' il programma, ho chiamato Maria Letizia e dico no, dobbiamo parlare di questo argomento perché è molto importante. Allora, io riprendo un po', ho rivisto un attimino gli appunti, quindi abbiamo detto che in questi mesi centinaia di giovanissimi, di adolescenti sono stati presi da questa tremenda sfida. Allora io in proposito poi, perché poi le cose ritornano, noi abbiamo parlato, se rammento bene, anche qui del bullismo, del gruppo sociale, no? Delle dinamiche del gruppo sociale, e anche qui ce le ritroviamo tutte, perché in sostanza chi è che ha messo in rete questa cosa è stato accettato come una sorta di leader, come una sorta di guru in sostanza, perché questo praticamente dava, tra virgolette, i compiti sempre più, come dire, non difficili, sempre più estremi, ecco questa è la parola esatta, a questi ragazzi che venivano presi. Quindi noi ci ricordiamo che gli amici di gruppo abbiamo un leader, poi abbiamo tutti gli altri che si conformano a questo leader e così via. Quindi la troviamo nel bullismo, troviamo la stessa cosa, peraltro è uscita, eppure qui dovremmo fare, però ci corre tutto dietro tempi, e quello che ieri è stata approvata la Camera, mi sembra, dopo un rimpallo come succede ormai da tempo, almeno quattro passaggi fra Camera e Senato, è stata approvata definitivamente la nuova legge sul cyberbullismo, e quindi come vedete parliamo sempre di qualcosa che sta in rete e che ne abbiamo parlato anche qui, anche se io da una rapida osservazione, io l'ho messo anche su Facebook, rapidissima, mi sembra un placebo, un palliativo che non porta assolutamente nulla di nuovo. Spero di sbagliarmi con l'osservazione, probabilmente la commetterò qui, la commetterò sul giornale dove scrivo, ma non mi sembra che ci sia molto... Che non siano molto, arrivati al nocciolo, esatto, della questione. Perché in Italia, io lo dico tranquillamente, l'ho detto più volte, a volte si debbono fare le leggi perché c'è la pressione comunque del popolo, di tutte le comunità, su determinate cose, però io credo, perché quando dicevo, qualcun altro pure diceva, ma è possibile, noi abbiamo dei legislatori in genere, io parlo da anni e anni e anni, quindi non quelli che abbiamo adesso, quelli che ci sono stati, possibile che noi abbiamo dei legislatori che non sono capaci di fare le leggi, perché esce una legge e poi dopo subito questo non va e quell'altro non va, ma io devo dire, questi commenti li ho sentiti anche da chi è più autorevole sicuramente di me, probabilmente deve essere così, l'ho detta, deve funzionare in questo modo, la legge c'è, ma ci vanno piano, e qui fermo. Ascoltare, ma ti faccio invece una domanda, sì. Pensando a noi italiani, ai nostri adolescenti, la nostra polizia postale può intercettare queste comunicazioni con questo videogame? Io non lo so, perché non sono un'esperta informatica e nemmeno conosco bene i meccanismi che stanno dietro delle indagini a livello di polizia postale, però ci sono dei modi per poter intercettare quando un ragazzo entra in contatto con il sito di questo videogame. Ma diciamo che sicuramente sì, nell'ambito noi abbiamo la polizia postale, io so che c'è pure un altrettanto specifico, ormai da qualche anno, specifico gruppo nei RIS, quindi nei carabinieri, che lavora sempre sulla informatica forense, e quindi siamo un po'... però la polizia postale, diciamo, è quella specifica, certamente che loro possono svolgere indagini, hanno una divisa, ma sono tecnici, magari lì troviamo l'ingegnere informatico, troviamo, e quindi, però noi lo vediamo.
vediamo con quello che è successo, senza nulla togliere alla bravura, alla competenza della polizia postale, di chiunque altro, noi abbiamo visto l'attacco hacker che c'è stato a livello mondiale e comunque quello che è successo recentemente, insomma, che è stato all'inizio della settimana, se non erro. E quindi dico, ci saranno organi a livello mondiale, parliamo di CIA, di controspionaggio e di cose varie, eppure questo hackeraggio è passato e è andato avanti, ha bloccato mi sembra centinaia di migliaia di computer, di laboratori, peraltro in sistemi sanitari, in sistemi molto importanti, voglio dire, non il computer di casa che ci possiamo incavolare e va bene, ma computer che servivano per mandare avanti servizi sicuramente importanti. Allora, ritornando a questo Philip, allora, in un giornale, il Metro Company UK scrive, in pratica riferito a questo Budeikin Philip, che le sue azioni non possono che stupire e sconcertare, e tant'è che questo giornale riporta letteralmente: colpiscono come un pugno nello stomaco. Si tratta di un palese incitamento al suicidio tramite un macabro gioco virtuale, ovvero una prova a ostacoli che conduce con un letterale salto nel vuoto per gli adolescenti che vi perdono la vita. Allora, poi c'è da citare una cosa, sempre, che ho trovato nelle mie ricerche, che sembrerebbe che almeno in uno dei casi citati il suicidio di un tale, di un kazako, tale Marat Aitkazin, un 19enne, non abbia alcun legame con questo gioco. Non sarebbero state trovate certezze, mentre in un'altra città della Russia le autorità hanno aperto un'indagine sul caso di una 15enne, una tale Ekaterina, ridotta in fin di vita da una caduta dal quinto piano. Il preside della scuola ha indirizzato la polizia a indagare su un gruppo della morte al quale la studentessa sembra si sarebbe aggregata tramite il social, di cui la sigla abbiamo detto è VK. Gli investigatori lo considerano un gioco e così via. C'è da dire poi che la prima vittima sembra sia stata fatta risalire all'anno 2015, quando una ragazza ha postato una sua immagine sul social e poi si è gettata sotto il treno. E anche sembra, questa è stata qualcosa che lo ha ispirato. E sembra che sia dipeso sempre da questo, da questo ideatore di questo gioco, questo Philip Budeikin, eccetera. Allora, io vorrei, io credo che comunque abbiamo detto, poi se c'è qualche domanda Maria Letizia magari mi aiuti, perché io salto un po' più sulle bocche, salto di palo in frasco, però io vorrei proprio leggere letteralmente, perché è un bel pezzettino, ma le dichiarazioni di questo soggetto proprio riportate da alcuni giornali, da alcuni. Allora, lui dice: ci sono le persone e gli scatti biologici. Io selezionavo gli scatti biologici, quelli più facilmente manipolabili, e ecco qui che ci abbiamo l'intenzione, la premeditazione, eccetera. Certo. Che avrebbero fatto solo danni a loro stessi e alla società. Li ho spinti, quindi lo dice, al suicidio per purificare la nostra società. Quindi ecco, un purificatore, e ci sta tutto quel discorso dei missionari. Ho fatto morire quegli adolescenti, ma erano felici di farlo. Per la prima volta avevo dato loro tutto quello che non avevano avuto nella vita. Calore, comprensione, importanza. Quindi è sicuro di quello che fa. Ed essi, poi c'è l'emulazione. Io ripeto, ho il dubbio che potrebbero in qualche modo, non l'ho letto da nessuna parte, non l'ho trovato da nessuna parte, in qualche modo coinvolti in questo gioco, aver reperito qualche sostanza che poi alla fine possa averli indotti senza nessuna paura a fare questo. Però ricordiamoci che c'è l'emulazione e c'è tante cose. Ricordiamoci il discorso che ho fatto prima. E vedetelo, perché io l'ho visto su TG.com stamattina, quindi se aprite internet lo vedete,
di questi giovani a Roma che stanno tranquilli su questi cordoli dei ponti di Roma. Io continuo le dichiarazioni sempre di Philip. È iniziato nel 2013, ho creato F57, uno dei gruppi di VK in cui sarebbe nato il gioco per vedere cosa sarebbe successo. L'ho riempito di contenuti scioccanti e ha cominciato ad attrarre gente, perché poi in verità è così, apro un'altra parentesi e poi continuo le dichiarazioni sue. Oggi sappiamo tutti che l'audience viene fatta purtroppo con la cronaca nera ed è così. È così, purtroppo, perché io dico, parlo di criminologia, ma vorrei evitare di parlare, adesso ne sto parlando, ma in fase preventiva, evitare di entrare a gamba tesa nelle indagini e di fare critiche o commenti quando ci sono indagini in corso. Vado avanti, sempre le dichiarazioni di questo soggetto, perché si chiama Philip, ma neanche voglio dire questo criminale. Del 2014 è stato bannato, per un sacco di tempo me la ridevo mentre vedevo come tutti cercavano di capire cosa volesse dire F57, è semplice, F sta per Philip, il mio nome, e 57 erano le ultime cifre del mio numero di telefono al tempo. Ho pensato a quest'idea per 5 anni, si può dire che mi stessi preparando. Ho pensato per bene tutto il progetto, quindi lo dichiara apertamente, c'è tutto, i vari livelli e i vari passi, quindi il gioco e i livelli del gioco, come se fosse, com'era Mario, Super Mario, no? Che c'erano i vari livelli. Io mi ricordo, giocavo col Super Mario 20 anni fa e c'erano i vari livelli. Concludo con le sue dichiarazioni, era necessario per separare le persone normali dalla feccia. Mamma mia. Secondo me non hanno alcun senso, però posso dire, io poi mi avvio veramente alla conclusione, ripeto, Maria Letizia, se hai qualche domanda, qualche curiosità, spero di saper rispondere, perché ripeto, è un argomento che sì, avevo sentito, però l'ho voluto un attimino approfondire. Allora, abbiamo detto che attualmente... La mia riflessione, sai qual è, Remo? Che in sede processuale, in effetti, lui materialmente non ha ucciso nessuno. Quindi, cioè, un bravo avvocato potrebbe anche dimostrare che in realtà le vittime si sono uccise per volontà loro e non perché glielo avesse suggerito lui. È difficile, in un dibattimento, in un processo, poi dimostrare il contrario. Allora, sono d'accordo, è vero che esiste l'induzione al suicidio come esiste in Italia, sembra che esiste anche nel codice penale russo, visto che... Sempre il famoso l'hanno arrestato. Codice russo. Allora, l'altra volta avevamo detto che a Irina, che più o meno il numero di vittime era quello, anzi, cioè almeno questo è quello che ha dichiarato, perché se si parla di 300, poi staremo a vedere. Prese 20 anni e io spero che, e auspico che questo non esca più, perché veramente oltretutto parliamo di adolescenti, di là c'era la vigliaccheria che quella signora, tra virgolette, se la prendeva con le vecchiette, insomma ultra ottantenni, eccetera eccetera. Qui stiamo parlando di adolescenti addirittura di sotto dei 14 anni, quindi veramente un soggetto pericolosissimo e non degno di tornare in giro, se soprattutto ha questi pensieri proprio di ripulire la società da determinati giovani che sì, sicuramente sembra che qualcuno, io ripeto, pur dalle notizie che ho, appartenendo a famiglie sembra normalissime, però alcuni di essi sembra avessero dei problemi psicologici o magari dei problemi anche in casa, e quindi per questo sicuramente, visto che lui era uno studioso di psicologia, è riuscito a catturare le loro menti. Remo, io direi di andare a conclusione perché i tempi sono stretti, tra poco abbiamo il GR delle 19, e diamo una sintesi finale di tutto questo argomento di oggi, davvero sconcertante, interessante e che ci fa davvero tanto riflettere sui nostri giovani, su quanto siano vulnerabili quando sono nella rete.
Io credo abbiamo detto, abbiamo raccontato la storia e speriamo di ritornare un giorno che tutto si è risolto. Però è sicuramente è brutto, io sembra che porto cattive notizie, però è la realtà e credo che ognuno di noi ha a cuore la salvaguardia dei nostri giovani, figli o non figli che siano. Quindi sicuramente il problema, da quello che leggo, da quello che ho studiato, dalle ricerche che ho fatto in giro, esiste, è reale e quindi bisogna, anche perché anche se lui è stato arrestato e ammesso che sia solo lui, perché per ora è risultato pure solo lui come amministratore del sistema, poi bisogna vedere se dietro poi c'è pure qualcun altro. Ma la rete continua ad andare avanti, l'emulazione continua ad andare avanti e i ragazzi purtroppo fanno cose estreme, come quando ho detto facevano la NEC nomination, probabilmente ancora la faranno, oppure quando la sera del venerdì o del sabato vanno a sballarsi con l'acqua e droga e poi magari si lanciano con una macchina a neanche 18 anni a 180 all'ora sulla strada e abbiamo le stragi del sabato sera. Purtroppo sicuramente noi genitori, noi tutti, insegnanti, genitori, amici, parenti, dobbiamo vigilare e, come ho detto, non prendere sotto gamba la questione, questa in particolare, perché il problema è reale e esiste. E il consiglio poi io, se magari in un'altra occasione in collaborazione facciamo una trasmissione con una psicologa esperta e magari ci può dire qualcosa di più della mente umana, perché io ho studiato anche psicologia ma non sono psicologo, quindi sicuramente ho delle nozioni ma non sono specializzato nel settore. E quindi sicuramente controlliamo tutti i nostri ragazzi e vediamo osserviamo ogni comportamento anomalo, stiamo di vicino, perché effettivamente sembra assurdo, ma presi da questo gioco perverso, da questo gioco diabolico, succede che salgono, ricordo, l'estremizzazione di questa cosa è salire sul fabbricato più alto e gettarsi di sotto. Quindi non so cos'altro aggiungere, la chiudiamo qui nella speranza di non so, che questa cosa possa sparire così come è nata, in sostanza. Ce lo auguriamo tutti. Allora Remo, io ringrazio innanzitutto te, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato anche in diretta Facebook. Sono numerosissimi, dopo ti dico le cifre, anche oggi abbiamo un pubblico vastissimo tramite i social, perché io dico sempre che la rete è una cosa meravigliosa se usata bene, però può essere anche pericolosa in mano a questi personaggi. Bene, grazie, l'appuntamento con Remo Fontana è per giovedì prossimo, sempre qui su Radio Blue Point alle 18. Perfetto, allora io concludo dicendo fate il tantam non della mia trasmissione ma del problema, ecco, questo è importante. Io vi do un saluto, un abbraccio veramente circolare a tutti quanti, alla prossima puntata e vedremo se vado avanti con quello che avevo promesso o mi invento qualche altra cosa, la sorpresa. Seguite la pagina della radio, seguite la pagina di Remo e lo saprete, grazie.